Sì, io c'ho sempre dei problemi quando si parla di cose di religione, perché a me la religione mi fa una malinconia terrificante. Perché quando si entra in quel campo lì, o lo si fa, diciamo, da studiosi, eccetera, che non è il mio caso, quindi non vorrei mettermi in un campo dove non so muovermi. E per il resto tutto diventa anche lì pretesto per altre cose, insomma. È evidente che per me l'ideale sarebbe che ognuno praticasse la sua religione e che tutti avessero dei rapporti normali e armonici fra di loro, ma insomma questi sono sogni che evidentemente non si realizzano. Che nessuno tenti veramente questa strada. Piuttosto che appunto sottolineare differenze, probabilmente è un problema di deficit culturale ma profondo, insomma, perché credo che ci sia una maniera di procedere per cliché, anche lì per luoghi comuni, che ci viene da una impunità secolare, per cui pian pianino col politicamente corretto eccetera eccetera uno si accorge di quante cose si sono dette di tipo razzista, di tipo maschilista, di tipo quello che si vuole, senza che questo suscitasse la minima curiosità di nessuno, cioè la minima reazione. Adesso la sensibilità improvvisamente è aumentata da una parte e dall'altra, perché ovviamente ci accorgiamo noi, diciamo dal punto di vista occidentale cristiano, di certe differenze, e se ne accorgono anche quelle persone che sono dall'altro punto di vista, insomma. Quindi il pericolo che poi tutto si accenda per un non nulla cresce, perché non è cresciuta la conoscenza, insomma, di queste cose, ma qui mi metto dentro anch'io, insomma, lo sforzo di capire veramente, non di sapere i titoli dei giornali o quei piccoli breviari di cosa vuol dire jihad, cosa vuol dire questo e quell'altro. Quando ho fatto la storia di Colombo tanti anni fa, nel 77-78, c'è tutta una parte che riguarda questo, ma è nel senso che ci sono i Mori in Spagna, Colombo ha tutti questi rapporti, eccetera, eccetera. E mi sembrava un bel gioco, insomma, poi mi rendo conto che, a parte che più o meno quelle cose le penso ancora, ma non. Che non è per niente un gioco, insomma. Invece eravamo abituati, come si parlava di Bingo Bongo, Re del Congo, è tutta la stessa cosa, cioè la stessa superficialità, senza dubbi, senza elementi di incertezza. È stato così per secoli, è difficilissimo cambiare queste cose. In questo senso sì, credo che l'attenzione, l'applicarsi nel denunciare queste cose sia una sanissima pratica che bisogna comunque, non, anche nel peggior pessimismo, non bisogna abbandonare.